non serve fare chissà quali ricerche in rete per comprendere che la richiesta di estradizione fatta dagli USA nei confronti della Gran Bretagna di Julian Assange e approvata ieri dalla Corte di Londra, durante un'udienza durata solamente 7 minuti, costituisce una gravissima ingiustizia, anche se i termini di legge sono stati rispettati. Mancano solo 28 giorni per l'approvazione finale. L'ultima parola, infatti, spetta alla ministra degli Interni Priti Patel. Se acconsentirà a questo abominio, Assange verrà condannato ad una pena detentiva che può arrivare fino a 175 anni. In pratica, per lui sarebbe la fine. Leggiamo brevemente, direttamente da Wikipedia, chi è Assange, cosa ha fatto e di cosa lo accusa il governo degli Stati Uniti. Julian Paul Assange, nato a Townsville il 3 luglio 1971, è un giornalista, programmatore e attivista australiano, cofondatore e caporedattore dell'organizzazione divulgativa Wikileaks. Nel 2010 è assurto ad ampia notorietà internazionale per aver rivelato tramite Wikileaks documenti statunitensi secretati ricevuti dalla ex militare Chelsea Manning riguardanti crimini di guerra. Per tali rivelazioni ha ricevuto svariati encomi da privati e personalità pubbliche, onorificenze, tra cui il premio Sam Adams, la medaglia d'oro per la pace con la giustizia dalla Fondazione Sydney Peace e il premio per il giornalismo Martha Gellhorn, ed è stato ripetutamente proposto per il premio Nobel per la pace per la sua attività di informazione e trasparenza. Dall'11 aprile 2019 è incarcerato nel Regno Unito presso la prigione Belmarsh di Sua Maestà, prima per violazione dei termini della libertà su cauzione, conseguente a controverse accuse di stupro della Svezia, poco dopo archiviate, e poi in relazione ad una sopraggiunta richiesta di estradizione fatta dagli Stati Uniti d'America per le accuse di cospirazione e spionaggio. Tale detenzione, i cui presupposti erano già stati respinti nel 2015 dal gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria, e rivelatasi anche a venire in condizioni gravosamente severe, nonché le eventualità di estradizione e persecuzione a vita negli USA, hanno suscitato forte protesta e appelli per il rilascio da parte dell'opinione pubblica e di svariate organizzazioni per i diritti umani, fino all'attivarsi del relatore ONU sulla tortura, il quale, nel novembre 2019, ha dichiarato che Assange deve essere rilasciato e la sua estradizione deve essere negata, dichiarazione successivamente fatta propria anche dal Consiglio d'Europa. A inizio dicembre 2020, il relatore ONU sulla tortura, Nils Melzer, oltre a rinnovare l'appello per l'immediata liberazione di Assange, chiede che, in attesa della decisione sull'estradizione prevista per gennaio 2021, questi venga almeno trasferito dal carcere ad un contesto di arresti domiciliari. Il 5 gennaio 2021, la giustizia inglese nega l'estradizione di Assange per motivi di natura medica, nello specifico per il bene della sua salute mentale, poiché alto è il rischio di tendenze suicide. Il 10 dicembre 2021 l'Alta Corte di Londra ribalta la sentenza che negava l'estradizione. Un ulteriore passo verso la consegna di Assange ai tribunali americani avviene il 14 marzo 2022. La Corte Suprema del Regno Unito respinge il ricorso presentato dai legali dell'australiano, lasciando l'ultima decisione al ministro dell'Interno Patel. Il 21 aprile 2022, ieri, la Westminster Magistrates Court di Londra ha emesso l'ordine formale di estradizione negli Stati Uniti per Julian Assange, durante l'udienza a cui l'attivista australiano ha assistito in videocollegamento. Cosa possiamo fare? Non molto in realtà. L'unica arma che abbiamo a disposizione come cittadini è quella di cercare di esercitare pressione presso il Ministero dell'Interno inglese, firmando una petizione online di Reporter Senza Frontiere, di cui vi lascio il link in descrizione. Siamo arrivati a quasi 15.000 firme. Mettici anche la tua e fai girare questo video in modo da velocizzare il raggiungimento dell'obiettivo di 50.000 firme prefissato. Un'altra petizione da firmare è quella di Amnesty International, rivolta questa volta al governo degli Stati Uniti, affinché lasci cadere le accuse di cospirazione e spionaggio. Anche di questa vi lascio il link in descrizione. Non lasciamo che l'ingiustizia segua il suo corso, cerchiamo di salvare quest'uomo e parliamone il più possibile. Usiamo i social per qualcosa di buono una volta ogni tanto. Per favore, non lasciamo cadere nel dimenticatoio la sua storia.